Si parla di rapporti Italia-Cina, se ne parla anche a Macerata, il ricordo di padre Matteo Ricci che è un simbolo di scambio culturale fra questi due paesi. Sì, Ricci non solo è un simbolo della via da percorrere per stabilire rapporti efficaci tra diverse culture, ma è anche la sua esperienza un oggetto utile di studio per capire quali sono state le condizioni che hanno permesso il successo che egli e i suoi compagni, con la collaborazione intensa degli intellettuali cinesi, hanno raggiunto. Ci sono alcuni punti fondamentali, diciamo ingredienti di questo successo. Il primo certamente è la preparazione culturale e morale, cioè la formazione che in oltre 10 anni di studio assiduo e di educazione morale Ricci ha trascorso tra Macerata e Roma. Senza questa preparazione, ripeto, anche di carattere morale, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di successo. Il secondo punto è la capacità che i gesuiti hanno avuto di utilizzare tutti gli strumenti della comunicazione allora disponibili, a cominciare dall'uso della lingua mandarina parlata e scritta. Era la prima volta nella storia che degli occidentali si mettevano nella condizione di poter comunicare nella loro lingua con i cinesi. Il terzo elemento certamente è quello della capacità di coltivare sogni importanti significa progetti che misurati con la realtà di quel tempo e anche del nostro appartengono alla dimensione del sogno, ma che perseguiti con costanza e con lucidità possono essere raggiunti. E anche in questo Ricci è stato un esempio. Ma un punto fondamentale sul quale si sono uniti, si sono ritrovati occidentali e cinesi, è stata la condivisione di una idea di responsabilità universale. È quello che nel nostro linguaggio si chiama carità e che costituisce anche una virtù, la virtù fondamentale per i confuciani, ossia la responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri in nome di un principio generale, non per un interesse particolare, ma in nome di un principio generale. Ecco, questi sono stati elementi caratterizzanti di quella esperienza e di quel successo.